Watta e a tutti ciurme, benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su The Evil Within 2. Se così dovesse essere, ragazzi, se dovessimo essere alla fine, vediamo di raggiungere almeno i 40 like per questo video. E che dire, la volta scorsa ero rimasta abbastanza, ragazzi, interdetta, tra virgolette, perché Seb ha dovuto, con riluttanza ovviamente, sconfiggere Myra, che era il boss che ci eravamo ritrovati di fronte alla fine, e abbiamo dovuto lasciarla indietro. Non credo che riusciremo a recuperarla prima di andare via da qui, per cui quello che ci resta da fare adesso, ragazzi, è raggiungere la casa, è raggiungere Lily. Io ripeto, non so se questo sarà l'ultimo episodio. Se così dovesse essere, ragazzi, è arrivato il momento di salutare anche questa serie, che sicuramente ci ha regalato tante emozioni. Sì, Seb, ci siamo quasi. Eccoci qua, ragazzi. Sono davvero molto, molto curiosa di scoprire cosa mai potrà succedere adesso. Ovviamente dovremo riuscire ad uscire dallo stemma alla fine. Che lì stia bene. Speriamo che stia bene, Seb. Bella sta transizione, ragazzi. Bellissima. E adesso che diavolo succede? No, no. Kidman, vedi di aggiustare le cose, ti prego. Il contatto è ristabilito. Dov'è? Non ho una posizione precisa. Un attimo. Abbiamo il nucleo. Il soggetto la raggiunge. Eccellente. Istruite il soggetto per ripristinare il nucleo. Brutte notizie, temo, signore. Ormai è tardi. L'ambiente ha subito troppi danni. Anche ripristinando il nucleo, il collasso di Union è imminente. Non puoi farci più niente. Ebbene sia, abbiamo ancora lo stem. Ricominceremo. Ah, pure. Ma ci serve il nucleo. È troppo preziosa per noi. Voglio la squadra medica per estrarre il nucleo. Quanto ci vuole? Il tempo che serve a portarla al punto d'estrazione. Sono vicini, ci vorrà poco. La squadra medica è sul posto, pronta a intervenire. Che devo fare? Una volta fuori, la squadra medica terminerà il soggetto. È servito allo scopo. Sì, signore. Merda, stai scherzando, mi auguro. Chiama il tuo amico e dagli istruzioni. Spero tu stia scherzando. Kid. Mi hai sentito? Sì, ho sentito. È in subordinazione quella che sento? Non possiamo ucciderlo. Sì che possiamo, e lo faremo. Una volta tornato nel mondo reale, sarà una minaccia. Ora chiamalo e digli dov'è il punto di estrazione. Oddio. Lo sai, Kid. Ha firmato la sua condanna nel momento in cui è entrato nello stem. Ora esegui gli ordini, o anche tu firmerai la tua. No. È un vero peccato che tu ci abbia traditi. Avevo fiducia in te. Vabbè! Grande, fermi tutti, stiamo impersonando Kidman, ragazzi, e la situazione mi sembra veramente molto tragica. Direi che siamo nella cosiddetta merda. Non provateci. Minchia che mira che ha Kidman, no, ragazzi. Merda. Aspettate, aspettate. Vai, vai. Ok, c'ha una mira pazzesca, ragazzi, perché mira direttamente la testa. Toh, muori pure tu, stronzo. Sì, ma possiamo muoverci in qualche modo? Personale di sicurezza a rapporto nella sala di controllo. Personale di sicurezza. Devo sbrigarmi per favore di madre. Corri, Kidman, corri, corri!
Oddio, no, ragazzi, le transizioni sono la fine del mondo. Deve essere di sopra nella sua stanza. Sono la fine del mondo. Fermi tutti perché ci siamo quasi, ragazzi. Cioè, vi rendete conto che praticamente Seb, una volta usciti da qua, potrebbe morire? Non potrebbe morire. Cioè, quello gli ha ordinato a tutti di ammazzarlo. Seb non si tocca, ehi. Ce l'hai fatta, Seb. L'hai trovata. Lily. La mia dolce bambina. Papà? Sono io, Lily. Sono qui. Sei davvero tu? Shh. Sì, sono io. Ti riporterò a casa. Non siamo già a casa. No, tesoro. Ma lo saremo presto. Sono stanca. Torna a dormire. Al tuo risveglio sarai al sicuro. Myra! L'ho trovata. Presto, andiamocene da qui. Mi dispiace, Sebastian. Non posso. Certo che puoi. Porterò via tutte e due se necessario. No. Ma non... La Mobius deve essere fermata. Fanculo la Mobius. Ci hanno già fatto perdere troppo tempo. Dobbiamo andarcene solo noi tre. In un posto dove non possono trovarci. Quel posto non esiste. Loro sono dappertutto. Lily sarà sempre in pericolo se io non li distruggerò. E va bene, aspetterò. Quando la Mobius sarà non distrutta... Non funziona così, Sebastian. Può essere fatto solo dall'interno. Ecco qua. Lo STEM non è soltanto questo posto. Tutta la Mobius è connessa attraverso i chip che hanno in testa. Una volta assunto il potere del nucleo, trasmetterò un segnale nell'istante in cui Union collasserà. Un segnale che potrà distruggere la Mobius una volta per tutte. Ma siamo finalmente insieme. Non c'è altro modo. Fa tutto parte del piano sin dall'inizio. Mi dispiace. Myra. Dimmi solo che ti prenderai cura di Lily. Devi raccontarle che sua madre la amava tanto. Myra, vorrei dirti tante cose. Ti ho osservato per tutto questo tempo. So quanto hai sofferto, quello che ti hanno fatto. Che io ti ho fatto. Non hai colpa per ciò che è successo. E sei stato all'inferno due volte per questo. È giusto che te ne vada ora. Vivi la vita che ti è stata strappata. Ti amo, Myra. Vi amo anch'io. Tutti e due. Lo sto facendo per voi. Ma non c'è più tempo. Dovete andare. Ora! Aspettate, cavolo, fermi tutti!
Come sempre, ovviamente, alla fine mi riduco così, no? Perché i finali dei giochi li devono fare per forza a strappalacrime, così che Giocherina possa piangere, che così la gente possa dire «Oh, guarda, sta piangendo di nuovo!» Che palle! Va bene, riprendiamo. Mori. Merda. Manca quello. L'abbiamo in pugno! Ma chi ha in pugno? Tua sorella. Le cose facili, la stanza dello stereo, al piano di sotto. Madre mia. Ok, Kidman, è praticamente rimasto tutto nelle tue mani. In pratica, ok. Cioè, l'unica che praticamente può salvare la vita a Sebastian, ragazzi, perché se no su di lui è stata messa una sentenza di condanna a morte, praticamente. Ci siamo quasi. Oddio, non so perché, ma... nella stanza dello stereo. Ecco. Guarda caso, è lì che stiamo andando. Forza, Kidman, sei tutti noi. Madonna che mira che c'ha, è pazzesca sta donna. Ok. Ok, sta chiudendo tutto al sicuro, speriamo bene. Siamo di nuovo qui. Eccolo là, lo stronzo. Ehi, lo vedi questo bel dito medio? Cosa credi di fare? In questo modo firmi la tua condanna a morte. Lo dovresti sapere. Non rompere le palle. Avevi grandi capacità. Potevi diventare incredibilmente potente. Non mi incanti con i tuoi discorsetti. E invece hai deciso di gettare via tutto. Perché? Dopo quello che hai visto, dopo quello che hai fatto, perché questa crisi di coscienza adesso? È per il detective? Per la bambina? Forse proprio no, perché lei ce l'ha una coscienza. È per me. Pensa a quello che fai, Kid. Lo stem è necessario, immagina... una coscienza condivisa da tutto il genere umano. Bello. Niente più guerre, niente più disparità, niente più dolore. Lo credi davvero? Oddio, no, che c'è adesso? Che palle, ragazzi! No, cavolo. Non so che non si torna più indietro. Spero avessi ragione, ma... Kidman, Lily è con me. Dove vado? Nella tua stanza. Ok, ma Myra rimarrà qui. Tu lo sai perché. Ok, non abbiamo molto tempo. Conto su di te, Kidman. Ok, ci siamo. Alla resa dei conti, siamo alla fine. Non ci resta che cercare di portare Lily fuori da qui. Non temere, fuori da Lily. Questo inferno. Ci siamo quasi. La nostra stanza è là in fondo, ragazzi. Dobbiamo soltanto andare verso la luce. Oh mio Dio! Che merda. E cercare di raggiungerla, sempre se un masso gigantesco come questo non ci schiacci prima. Forza, Sam, forza. È rimasto tutto nelle tue mani. È fra le tue mani. Effettivamente. So che altro dire, raga, un momento di quelli solenni in cui non si può che stare in silenzio. Oh merda. Ci resta che godere della musica in questo incredibile momento, raga. Ci siamo. A casa. Resisti. Ci siamo, eccoci. Vuoi ancora tornare indietro, Kid? Se lo fai, prometto una morte rapida. Ammazza, sei clemente. Misericordioso, grazie. Il castigo per il tuo tradimento sarà leggendario. Mi sto cagando addosso, guarda. Sto per diventare una leggenda, è vero. Sarò una leggenda per averti distrutto. Un mondo senza scelte non è un'utopia. Un alveare funziona soltanto con una regina al comando. Unisciti a noi o muori. Beh, sai una cosa? C'è una terza opzione.
ed è fottiti! Vai, Kid! È un peccato che tu debba morire così, Kid. Oddio, no. Pure lei c'ha il chip in testa. Che c'è? Pensavi che fossi una sprovveduta che non sa quello che fa? Ho estratto il mio chip 3 giorni fa. Lo rivedo in stato medio. Oggi morirà. In un modo o nell'altro. Forza, Kid, dai. Sono avanti, Sebastian. Il tempo sta quasi per scadere. Siamo agli sgoccioli, porca miseria. Siamo agli sgoccioli. Messaggio nerd. What? Ci siamo, forza, forza, Seb. Seb, vai. Seb. Seb, la concettutia, dai. Oddio no, oddio no, oddio no, oddio no. No, no. Perché mi dovete sta con l'infarto fino alla fine? Forza, Seb, è lì! Lily. Sebastian. Vi voglio tanto bene. Palle però. Ora sarete al sicuro. Forse è coraggio. Pronto per la fase finale. Ora dipende da te, Julie. Myra. Brava, Myra. Ce l'hai fatta. Dai, quanto manca. Dai! Ciao, stronzo. Saluta la morte da parte mia. Seb, dai. Ce l'ho fatta. Sta tranquillo, Sebastian. Sei al sicuro. Lily. Dov'è Lily? Aspetta, Seb, stai uscendo adesso. Aiutami a tirarla fuori. Rimani lì. In che senso? Presto! Oddio. Ci siamo o no? È salva sta povera bambina. Papà, ma sei davvero tu? Sì, Lily, sono io. Ho
Ho fatto un incubo bruttissimo. Shh, lo so, Lily. Ma ora sei sveglia. L'incubo è finito. Non c'è niente di cui aver paura. È davvero finita. Non sono ancora lì dentro, pensando di... È davvero finita. Grazie a Myra. Forza, andiamocene da qui. Piccola, finalmente. Allora ragazzi, è finito The Evil Within 2. Che cosa possiamo dire riguardo questo gioco? Come vi ho ripetuto diverse volte durante questa serie, ho trovato questo gioco veramente, veramente bello. E adesso non ricordo nei dettagli precisamente il primo, ragazzi, però da quello che ricordo posso dire quasi con certezza che questo sequel, questo secondo episodio, mi è piaciuto molto di più rispetto al primo. Non so perché, probabilmente hanno dato alla storia, alla sceneggiatura, un approfondimento più particolare rispetto al primo. Mi è piaciuto moltissimo, ragazzi, perché questa volta hanno approfondito appunto ancora di più l'argomento dell'interiorità del nostro protagonista, sarebbe a dire di Sebastian, e questa cosa a me piace tantissimo, ragazzi, quando vanno a scavare appunto nell'interiorità e nella psicologia di un personaggio, specialmente se si tratta del protagonista. Quindi ci hanno dato la possibilità di poter approfondire anche il passato di Sebastian, che nel primo episodio era stato spiegato però più a grandi linee. Quindi questa volta diciamo che è stato approfondito di più l'aspetto psicologico riguardo il passato di Sebastian, sarebbe a dire il suo, ragazzi, eterno e terribile senso di colpa riguardo la morte della figlia, riguardo la scomparsa di Myra. E ovviamente, ragazzi, quando si approfondisce il lato psicologico della cosa mi piace tantissimo. Quindi da questo punto di vista il gioco secondo me è stato approfondito in maniera molto molto specifica, e anche per questo motivo mi è piaciuto moltissimo. Per quanto riguarda l'aspetto horror, credo che questa volta non sia stato probabilmente sottolineato così tanto come nel primo, nel senso che, continuo a dire, secondo me sono stati approfonditi di più gli aspetti psicologici del tutto, e quindi non dico che questo gioco è stato meno horror del primo, però io ho percepito, ragazzi, meno aspetti spaventosi. Non so se riesco a spiegarmi, questa ovviamente è stata una mia sensazione. In ogni caso ci sono stati momenti inquietanti, questo è poco ma sicuro, ci sono stati boss terrificanti, questo è poco ma sicuro, cosa che di solito è aspetto particolare di questo gioco. Però come sempre The Evil Within, ragazzi, ci offre un aspetto action veramente veramente interessante, che anche in questo secondo episodio secondo me è stato migliorato rispetto al primo sotto diversi punti di vista. Aspetto action che in questo gioco, ragazzi, mi piace veramente tantissimo, perché sapete, di solito magari uno è abituato oggigiorno a giocare i giochi horror aspettandosi appunto i soliti giochi in prima persona, in cui magari l'aspetto action viene ridotto al minimo se non eliminato del tutto. Ed è per questo che appunto mi piace di Evil Within, ragazzi, perché c'è appunto anche questo aspetto che ci permette comunque di difenderci contro i mostri,
mostri, di attaccarli anche in diverse maniere, quindi c'è offerto un arsenale davvero molto interessante e vario. Molto buono secondo me anche l'aspetto, ragazzi, della creazione degli oggetti, insomma la miglioria delle armi, la miglioria del nostro personaggio. Secondo me, cioè, c'è un sistema di miglioramento, di creazione anche in questo caso veramente molto interessante. Per quanto riguarda, ragazzi, questo era l'aspetto più generico, parliamo un attimino nello specifico. Dal punto di vista grafico, che dire, sicuramente è stato migliorato rispetto al primo episodio. Io il primo episodio l'ho giocato su PC, quindi ovviamente ben sapete, ragazzi, che il mio computer non è nuovissimo, quindi avrò di sicuro dovuto giocarlo al minimo, insomma, degli aspetti grafici. Quindi questa volta, per fortuna, ragazzi, mi sono decisa a comprarlo su PS4, quindi diciamo che ho potuto godermelo al pieno della sua potenza grafica, che secondo me è stata appunto migliorata rispetto al primo da diversi punti di vista. Grafica che appunto trovo anche in questo caso abbastanza buona, sicuramente non è ovviamente, penso, ai livelli tipo di un Detroit Become Human, però sicuramente è molto godibile dal punto di vista visivo. Dopodiché parliamo dell'aspetto sonoro. In alcuni momenti, ragazzi, la musica è una cosa che spicca molto in questo gioco, specialmente nella fase finale, ovviamente, della storia. Musica che ho trovato molto bella e molto adatta ai momenti in cui è stata inserita, quindi direi che anche la colonna sonora è stata ben realizzata. Per quanto riguarda la giocabilità, direi che è estremamente rigiocabile, infatti probabilmente, ragazzi, prima o poi questo gioco me lo rigiocherò per giocarmelo anche per conto mio e poter approfondire altri aspetti, come per esempio collezionabili tipo le statuine. Ci sono anche momenti appunto in cui, ragazzi, c'è quello spettro lì, insomma momenti che forse sono da approfondire, anche abbastanza esplorabile, insomma i momenti in cui siamo in giro per Union, la mappa è abbastanza grande, anche abbastanza esplorabile, per cui direi che il gioco è rigiocabile, per cui è anche interessante comunque rivivere questa avventura che ho trovato veramente molto figa. Per cui, ragazzi, io direi che generalmente questo gioco mi è piaciuto tantissimo, però vi ripeto, specialmente perché è stato approfondito secondo me di più l'argomento della storia, che voi sapete essere per me estremamente importante, per cui io mi sento di dare a questo gioco un bel 8 e mezzo. Direi di non dare, ragazzi, voti esagerati, perché sennò magari poi l'idea, vedi, da voti esagerati giusto per... Cioè, questo gioco da un lato è stato anche capace di coinvolgermi, perché comunque, ragazzi, io, come vi ho detto durante uno dei video, mi sono estremamente affezionata al nostro protagonista, a Seb, infatti mi mancherà, ero stata felicissima di rincontrarlo, mi mancherà tantissimo, vi dirò la sincera verità, perché è un personaggio a cui mi sono affezionata molto, quindi ci tenevo alla sua vita. È stato anche in grado di emozionarmi, perché comunque riescono a coinvolgerti riguardo questa cosa, fanno sì che tu ci tenga al fatto che Seb alla fine riesca a salvare sua figlia, e il fatto che alla fine Myra, sua moglie e madre della bambina, decida di sacrificarsi, ragazzi, è stato veramente molto molto commovente. Per cui diciamo, allora, dai, che mi ero un attimo dimenticata di questo coinvolgimento finale, che però è stato secondo me molto importante, perché sono riusciti a giocare un aspetto emozionale anche in questo caso che per me è importante. Per cui direi, dai, che un 9 allora a questo punto glielo do, quel mezzo punto in più direi che lo do a questo coinvolgimento finale. A me il gioco è piaciuto veramente tantissimo, ci tengo a sapere, ragazzi, voi che cosa ne pensate, mi raccomando fatemelo sapere qui sotto in commento, e niente, direi che aspetto la fine dei titoli di coda per vedere se c'è qualche scena extra. Mi sa che ho fatto appena in tempo, tra l'altro, quando ho finito di parlare, grandioso. Myra, ragazzi, è stato un personaggio fondamentale in questo caso. Grazie. È stato grazie a lei alla fine che ci siamo salvati, ragazzi. Thank you.
Finalmente si va verso la luce. Oh oh. Quando rifanno rivedere sto macchinario, ragazzi, sta geggio, a me mi viene sempre la strizza. Funziona ancora sto coro, minchia. Non mi dite che era una specie, ragazzi, di annuncio di un terzo episodio. Cioè, oddio, quella cosa finita in quel modo fa presagire questo. Comunque, gioco completato. Ha ovviamente difficoltà in esperto, perché la mia nabbagine si deve sempre confermare. Tempo di completamento 13 ore e 10 minuti. Ok, l'opzione nuova partita più è stata aggiunta al menu. Usala per iniziare una nuova partita mantenendo alcune cose ottenute nelle partite precedenti. Interessante. È sbloccato la difficoltà modalità classica. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Grande. Acquisito 20.000 unità di gel verde, saranno disponibili a partire dal capitolo 3 di una nuova partita. Perfetto. È sbloccato il completo professionale. Se solo quei giorni non fossero mai finiti, puoi cambiare il completo usando l'appendiabiti nella stanza di Seb. In modalità classica non potrai cambiare completo. Grande. Acquisito la Magnum. Chi non ha mai sognato di girare con un cannone portatile in pugno sarà disponibile a partire da un determinato punto del capitolo 2 di una nuova partita. Ok, quindi ci hanno fornito anche degli oggetti nuovi. È sbloccato la ricompensa definitiva, un'esperienza di gioco più cinematica. Ora potrai attivare le bande nere. Grande. Figa sta cosa, ragazzi. Ci hanno dato un sacco di oggetti da poter utilizzare appunto in una nuova partita. Ovviamente salvo la partita. Ed eccoci qua, di nuovo nel menu principale. Comunque, quella cosa che hanno fatto vedere alla fine a me mi puzza tantissimo di marcio. Che dire, raga, questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di seguirla fino alla fine. Vi voglio un mondo di bene. Vi mando un saluto, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!